ti faccio vedere allora una cosa particolare, ok? Vai, va scelta una carta. Martina, aiutami tu. Ti scorro le carte in questo modo, col pollice, e quando vuoi mi fermi. Qua. Qua? Sì. Ok, prendila. Guarda. Guarda. Ok, mi raccomando, perché sarai tu a dover ricordare questa carta. Io vado un po' a mescolare e tu dovrai usare il tuo istinto per riuscire a ritrovarla, ok? Il tuo istinto è l'aiuto di una moneta. In questo modo io scorro la moneta sul mazzo, quando mi dici stop la lascio cadere, ok? Quindi uso l'istinto e quando vai dici stop. Qua. No, scherza, mi hai fermato un po' prima qua, giusto? Lascio cadere. Tutte le carte che non vengono toccate dalla moneta, allora le togliamo, ok? Se rimangono poche carte, prendo in questo modo. E quando vuoi ancora, usa l'istinto e dimmi stop. Qua si è fermata su una sola carta, giusto? Se resti via. Sento se il tuo istinto ha lavorato bene, che sotto la carta, sotto la moneta si trova la tua carta. È la prima volta che carta hai scelto? Il cuore. Il cuore. Nove di cuori? Guarda, esattamente sotto la moneta c'è. No! Il nove di cuori. Guarda. Però aspetta, questo in realtà diciamo che è stato più un mio istinto forse, no? Di immaginare che avessi scelto proprio il nove di cuori. Ma il tuo istinto ti ha portato a una carta, una sola, questo è davvero stato il tuo istinto. Quindi, come dicevo prima, vediamo se ha lavorato bene. Vai, dimmi stop. Stop. Vedi? Guarda. Falla vedere, ovviamente. Ovviamente ricordala. Lascio in mezzo al mazzo. Per ritrovarla useremo i due jack. I due jack neri, quello di fiori e quello di picche. La troveranno in un modo particolare, molto sorprendente, ma soprattutto molto veloce. Quindi state ben attenti. Basta un attimo, veramente un attimo. E hanno intrappolato una carta. È questa che avevi visto? Ottimo. Ragazzi, spero che questo video di intrattenimento vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace e un commento. Ricordate anche di cliccare sulla campanella per avere notifiche sui nuovi video. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!